Ed eccoci qui ragazzi, come sempre, bentornati da Pianauta, nuovo episodio di questa serie di Europa Universalis 4 Ordine Teutonico. Stiamo vassalizzando Smolensk a questo punto. E prendere 15 punti diplomatici non mi dispiace. L'Overrest più 5, dove? L'Astrakhan. Local Mission Strength più 3, a che cacchio serve? Ah, serve. Allora hanno lo zero, io per quello non riesco a convertirlo. Oppure perdo. No, il clergy si incazza di nuovo. Palle. Vabbè. Avrò dei ribelli, ma tant'è. Solo loro. Smolensk ha dei casus belli? Assolutamente no. Vabbè, ci interessa più di là. Potrei fare anche uno stato cliente a sto punto. Ma tanto è uguale. Penso che è piccolissimo. Ok, ci siamo. Altre due conversioni. Il Papa è diventato controllore papale, mi pare giusto. 192. Mi potrei fare. Ok, vediamo un po'. Partiamo da questo e portiamo a 4 e 20, quindi questi diventano 40. Questo a 20, ahia, ho fatto uno in più. Vabbè, tanto uno in più lo volevo levare comunque dai cavalli. 24 e 16. Ok, basta così per il momento. Ok, qui 24-16 l'ho fatto. Vediamo pure questo a... Vabbè, lasciamo un po' di mercenari in giro, non fa nulla. 24, 16, 24, 24 e non ho i soldi. 24, 3 saccheggiarli, ma tanto almeno finiamo la guerra. Allora, questo è vassallo, no? Abbiamo tutti i soldi. Perfetto. Che stanno facendo? Ah, stanno convertendo. Ok, bravi. Bravi, bravi. Allora, 20, 4 e 16, perfetto. Io ho questi che mi sono dimenticati qua, mo. Vabbè, li porteremo qua che tanto c'ho un po' di mercenari, ce n'ho due, li levo. Era un po' sbilanciato. Ok. Quindi a quanti uomini sono arrivato? 191, ok, sono già al massimo, ho ancora 70.000 uomini, quindi attacchiamo loro per l'imperialismo. La Polonia, che palle la Polonia? Perché la Polonia? La Polonia, io la faccio sparire la Polonia, ma basta. Ok, non mi serve nessuno, dai, ce la possiamo fare da soli. Andiamo su Vilna diretti. Da quelli. Aia. No, perché ho fatto sto movimento del cavolo?
perso un po' di uomini. Cioè, la velocità 28.000 mentre si fa assedi e cose varie non è polvissima come cosa. Allora, qui abbiamo fatto, sì. Metti qua tu, andiamo a meno alla Polonia. Poi mettiamoci su Smolensk a fare un po' di amicizia. Amicici con Smolensk. Ah, possiamo fare le ultime tre conversioni che posso fare al momento. E le facciamo così. Polonia del cavolo. Basta. Hai rotto le palle per tutta la campagna. Per te il Grande Fratello finisce qua. 40 contro 14, puoi avere pure gli Space Marine col cannone e il bazooka, muori. Eccoci qua, fatto. Gli ottomani hanno un declino di qualcosa. Ok. Sì, va bene. Perfetto. Vai, assedia pure. Allora, altri assedi, tu vai qua. No, tengo selezionati questi. Ok, facciamo il giro, assediamola tutta, così almeno ci leviamo l'incombenza. Ci la finiamo. Tu piglia sti cannoni, portali qua. Va. Tu piglia i cavalli, portali via. Piglia gli uomini in metà, portali via. Che c'ha un livello 20 di... potrei pregarla, ma forse devo fare... Ah, posso salire, saliamo. Loro ce l'hanno l'istituzione, sì. Ah, ce l'hanno. Questa però. Sì, ce l'hanno, quindi mi conviene prendermela. L'illuminismo... Mi dici che ce l'ha pure la Lituania? Ce l'ha pure la Lituania, incredibile. Ma come fanno? Vabbè. Io qui ce l'ho, presente. Qui sta andando. Ah, non male, sto... Comunque, mi servivano solo i soldi, praticamente, tra un po'. Ok, 9. Quanti ce ne vorrebbero qua? 20, ma vado. Non ne ho proprio più. Ah no, ce l'ho, ce l'ho. Ok, vai. Finita la tregua con gli ottomani, attenzione ragazzi. Quindi finiamo sta guerra con loro. Ci stanno ancora a 7-7%. Che palle. Il tizio c'ha assedi o no? Un'altra volta. Ah, sei sempre in guerra, Austria, eh? Ce l'ho uno con l'assedio libero, sì, c'è il re, ok. C'è il re.
Allora, prendiamone uno. Gli mettiamo il re. C'è il re. O continuo a chiamare io. Comunque ci siamo capiti. Quello che ha la comanda qua. Ok, facciamo vedere pure la Polonia. Altra volta sto P10 di local autonomy. Esce sempre questo evento. Chissà cosa sto facendo di sbagliato. Dai, ciccio. Pescato. Ok. Allora, diamo tutto a Smolensk. Però magari quelli che hanno la cosa presente, vediamo di tenercela. Vabbè, no, gli diamo tutto e ci frega. Allora, Smolensk. 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 E Smolensk. Ok, famosa pace. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Boom, tutti i sordi. Vediamo un po'. Prestigio nulla? No. Allora, a sto punto quelli che almeno ci portano vantaggio a noi. Ah, questo è tutto quello che c'hai. Vabbè, faccelo a tutto allora. E ciao. Ciao Polonia. È stato un piacere. Ah. Facciamo il co e le avevante palle. Mo, l'Ungheria non mi dica te incazzi perché mi sono preso quella, eh. Come ti incazzi te passa, Ungheria. Ah, posso salire. Ok. Allora, io ho finito la tregua con loro. Perfetto. Io avrei finito la tregua con loro. Vabbè, torniamo da qua tanto. Non credo che li annetterò subitissimo. Quindi vediamo un po'. Austria-Francia. Solo l'Ungheria non verrebbe. Azzarab e Karim, ma sono. Sì, ok. Ungheria non verresti perché ha una tregua. Come cavolo è che loro hanno una tregua e noi no? Prima di 17. Non lo so, strana questa cosa, hanno attaccato noi, com'è che hanno una tregua più lunga con loro? Però vabbè, Spy Network. Noi il manpower l'abbiamo recuperato, gli uomini ce l'ho praticamente tutti quelli che posso avere. Vediamo un po' gli altri amici. Loro pure l'hanno recuperato. La Francia pure l'ha recuperato, quindi noi due insieme siamo più forti e abbiamo molto più manpower. L'Austria... Austria sta messa bene, ok, però l'Austria sta in guerra, quindi io direi di attendere un ciccinino. Dovrei migliorare le relazioni con loro, chiedere il passaggio a Papa, quindi Francia, Papa, Austria, Ungheria ci possono passare. Guarda il Papa che cazzo ha combinato. Vabbè, a livello religioso, ah, guarda i protestanti, sono rimasti nella macchia centrale qua, perfetto. A livello di cose qua... Sta andando avanti. Smolensk. Sta messa bene. Ok. Conquer Sogna. Sogna. Vabbè, non mi interessa. Prestigio, prestigio. Vai. Prossimo. Più forza contro gli eretici, ma tanto ormai non serve a nulla. Vabbè, l'idea che ho voluto prendere. Così, più per gioco di ruolo che veramente necessità. Vediamo se c'ho Reduce Overextension. No, sempre quella. Clergy un'altra volta. Che palle, clergy. Che te do? Continuiamo. La Russia come sta messa qui in questa lista? Ottomani. Russia, 111.000. Sono scesi tanto, eh. Con chi si sono alleati? Con nessuno, quindi andrebbero menati e basta. Vabbè, vediamo se tra un anno mi vuoi dare qualcosa di diverso. Qui posso salire, salgo pure se c'ho una cosa, tanto c'ho comunque pure lo sconto.
ti pare a te? Stabilità, tanto. Oh, questa stava a 200. Ah, ho dei ribelli. Astrakhan di nuovo. Astrakhan. Ok, mettiamoci quelli là, va. Austria però si sta facendo un po' male. Ok, quella nazione che c'era qui che teneva Astrakhan, che ho preso, alla fine non esiste più. Perfetto. No, esiste, Shirvan, eccola qua. Ed eccola qua. Wow. Pamanis ha pagato i debiti della Bavaria, incredibile. Si è girato il mondo. Perdo ducati, ma prendo prestigio, sì, ok, ne perdo tanti, ma va bene. Qui com'è che va? Pian piano. È più bello che loro c'ha disciplina più 2.5. Ah no, loro stanno facendo ancora manifattura, quindi questo vuol dire che possono rimanere un po' indietro a livello militare. Col cazzo, come cazzo non la fanno? Cioè, io non lo so. Qui siamo ancora a 19 anni. Questo fino ai 720, fra 3 anni saranno convertibili. Austria, ma tu sta cacchio di guerra, ma quando lo chiudi? Ah, giustamente ancora dovete assediare Salisburgo. Chi c'è qua? Ah, tutti low, tranne Knights. Knights sempre in mezzo a qualche cosa stanno. Vabbè, ci sono 12.000 uomini in tutto. Bamanis ancora paga i debiti alla Bavaria, incredibile. Bah. Smolensk ci avrà Yumi qua da qualche parte che fanno guerra. Ah, loro sono rimasti indietro, quindi sarebbero attaccati più i russi che gli ottomani. Però ottomani per prendere sta cavolo di Crimea non sarebbe male. Che fa questi? Ok. Gli ottomani con chi sono alleati? Tlemcen, Mahekhan. Sono quegli africani, se non ricordo male. Ecco, Mahekhan, eccoli qua. Vabbè. Ancora i separatisti qua. Questo potrei farne una cosa così e lo do a clergy, così risolviamo i problemi di entrambi. Se ci faccio un'università, vabbè, è sprecata. Pa 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 pam pam. Pam 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 pam. Forse le navi adesso dovrei curare un po'. No, solo 5 le navi, proprio non c'è un cazzo. I rivali del nostro rivale, i Ming, ok, vai. Mi piace qui, come siamo messi? Ok, possiamo tornare, siamo a 167. I Ming. Vai Ming. Possiamo migliorare? Di 80, sì, ce la facciamo. Ok, perfetto. Io claim non ne piglio, tanto mi tengo la cosa che almeno ci fa fare gli assedi più veloci. Sto aspettando che finisca sta guerra. Dai, cazzo. Ok, chi è rimasta? Solo Bavaria? No. Ancora qualcuno di più. Bavaria è uscita, va bene. Torino è uscita. Chi c'è ancora? Salisburgo e Knights. Giusto. Papa gli sta prendendo Salisburgo. Meno male che c'è il Papa. Vabbè, io nel frattempo, sapete che c'è, ci cominciamo a mettere a confine. Oh, avevo cliccato ok. Smettila, no?
Ci mettiamo pure questi, sai. Si stanno muovendo tutti, tranne quello su Astrakhan, ok. E poi fine ne bastano 20, quindi vai. Ci mettiamo in posizione. Magari nel frattempo il Papa, ecco, grande. Fa cadere Salisburgo. E mi sa che noi partiamo con l'ultima crociata. Perfetto, stanno andando tutti dove devono andare. Vai Papa. Ok, 95%, dai, fai sta pace, mo. Austria. Fai la pace. Perfetto. Non mi deve favori, stranamente. Eppure mi sono così prodigato, facevo il tifo. Ce l'ha persi addirittura. Allora, scusa un attimo Ming, torneremo agli a 2 mesi. Ok, vengono tutti. C'è ancora Shirvan. Farei il conquest così abbiamo il casus. Beh, ho perso il claim. Ok, qui abbiamo il claim. Ta ta ta. Farei il conquest così ho il Wargol vicino, lo riesco a prendere, sto tranquillo. E io attacco ragazzi, e questa potrebbe essere praticamente l'ultima, la prima e l'ultima guerra con gli ottomani, almeno come attaccanti, quella ce la siamo, diciamo, ci siamo solo difesi. E però stavolta le carte sono diverse. Ho attaccato. Boom, livello 25, livello 25. Vediamo un po' a livello uomini come va. Siamo di più, ma non moltissimi di più. Ma siamo di più. Questo è importante, il manpower sicuramente è di più. Tanto alla fine mi interesserà prendere solo questo. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.